raga, direi che è arrivato il momento di spacchettare i regali. Dovrebbero essere più o meno in ordine per come ho fatto la story, se non sbaglio. Non vorrei dire una cazzata. Non so se poi l'ho mescolati dopo quando l'ho messi qua, perché ho cancellato l'indirizzo per sicurezza. Li apriamo in modo per come sono già messi o ne prendo uno tipo a caso? Uno a caso? A random. E allora io voglio partire con questo. Visto che devo partire a caso, parto con quello centrale, così almeno ne prendo. Poi parto con quello di sotto e poi parto con il primo. Facciamo all'inverso, capito? Allora, confezione molto leggera, lo posso tranquillamente preannunciare, molto molto leggerina. Potrebbe essere una bomba, potrebbe essere una bomba, ragazzi. Allora, io devo fare attenzione perché se sono robe delicate, dato che qua fanno tipo i pacchi un po' vuoti, devo fare molta molta attenzione. Andiamo ad aprire questo pacchettino. Signori, questo è una bomba. Vado ad aprire il primo pacco. Io ho paura perché i pacchi purtroppo li fanno veramente in una maniera così delicata che devo fare tipo stra attenzione. E non so di chi è, ragazzi. Io non posso sapere di chi sono. Io posso sapere di chi sono solamente nel momento in cui io lo apro e se all'interno è stato messo un biglietto. Se non c'è il biglietto, cioè, solo io solo in quel modo posso saperlo. Allora, facciamo un gioco, raga. Io lo apro e vi indico il contenuto a voi nella cam. E io non guardo. Io non guardo. Cioè, io quando ve lo faccio inquadrare. Non devo guardare, sennò rischio di spoilerarmi qualcosa. Sarete voi, cioè, capito, a dirmi tipo: oddio, Marti, che cos'è? Capito? Dovete fare proprio uno spam di assurdo. Quindi adesso chiudo gli occhi, ok? E faccio così. Io non vedo un cazzo, eh. Di conseguenza, io adesso lo chiudo. E adesso lo chiudo, gli occhi chiusi ancora, come vedete. Adesso lo chiudo. E voi mi dite se è hype. Quanto è hype? Hype? Come che bel cartone? Ah, cosa abbiamo, cazzo? L'ho visto! È quello rosso! Oh, ne abbiamo tutti e due! Tutti e due ce l'abbiamo. Però prima di aprirlo devo un attimo vedere chi me l'ha regalato, perché è importante questa cosa. No, raga, noi abbiamo la combo! Noi siamo gli impostori! Io negli scatoli, raga, controllo sempre tipo bene in fondo. Magari i valeri Amazon se scordano tipo 1000 euro sotto, no, magari. Ho sempre fatto, giuro. Andiamo a vedere chi me l'ha regalato. Godi il tuo regalo da Eagle. Questo è di Eagle. Ok, quindi devo leggere in realtà il messaggio che mi ha scritto su Instagram, perché me l'aveva detto che sul bigliettino non ha scritto nulla, ma mi ha scritto un messaggio: Eagle, dove sei? Eagle, devi essere in chat per forza, se no ti lincio. Spero non sia FK. Beh, intanto che Eagle magari risponde. Intanto devo aprirlo, ragazzi. Non c'è? No, c'era, raga. No, vabbè, ragazzi, c'è, cioè, io. No, io devo. No, io i pupazzetti Among Us, raga, li devo mettere tutti i colori. Cioè, devo fare la collezione completa, raga. Ora abbiamo la combo, raga. Abbiamo la combo. Ora abbiamo i gemellini. Va bene, ve lo leggo anche se Eagle non c'è, ok? Ho scritto su Instagram questo messaggino che ve lo devo leggere come se fosse stato nel bigliettino. Aspettate un attimo. Assurdo comunque, Marti, sei stata l'unica persona che sono riuscita a seguire per così tanto tempo. Sarà un po' per tanti fattori, stessa età, stessa ragione e stesse passioni. Ma sono contento di aiutare concretamente una persona come te che non va in live così per caso, ma perché ne sente davvero l'esigenza e la trasmette tutta. Spero di conoscerti un giorno. Un abbraccio grande, Eagle. Cioè, raga, ha scritto un messaggio bellissimo, Eagle. Eagle, grazie mille per il regalo, che è veramente troppo, 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 troppo bello, troppo puccioloso, e per il bellissimo messaggio che mi ha mandato su Instagram. Allora, andiamo con il secondo regalo, raga. E io voglio prendere questo qua. Decido io quale aprire, quindi decido io. Vado ad aprire. Questo va. Ok, questo pesa un po' di. Questo pesa. Fermi, fermi, questo pesa un po' di più. Ok, 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 stiamo aprendo. Ok. Aperto e aperto. Cosa sarà? Sono curiosa. Devo mantenere la mia curiosaggine per i prossimi 3 secondi. Apriamo. C'è la confezione proprio regalo, quindi non posso neanche spoilerarmelo. Chi ha fatto questo regalo ha messo proprio la confezione regalo, quindi è inspoilerabile. È la prima volta questa cosa che mi capita, eh. Inspoilerabile. Fermi. Allora, io apro il bigliettino. Allora, io già ho letto. Cioè, non ho letto il bigliettino, ma ho letto la prima. Ho letto la prima frase. È venuto da ridere perché ho capito chi è. Cioè, non ho letto neanche chi ve l'ha fatto. Ho letto la prima frase. No, le prime due frasi, ma penso aver già capito di chi è. Perché ho letto qualcosa inerente alla Coca-Cola. Ok, quindi ve lo leggo.
Se questa tazza vedrà solo lontanamente della Coca-Cola, vengo a riprendermela, garantito. PS, se non sono matti, non li vogliamo. Da Edo. Edo! Edo, allora, c'è nel senso, parliamone, ok? Parliamone. Allora, Coca-Cola, io non ne bevo mai. Se per una volta la bevo, non vedo dove sia il problema. No, aspetta. Il pacchettino non devo assolutamente rovinarlo perché è troppo figo. Edo! Edo, cosa fai? Aspettate. Fermi. Raga, è quella di WoW! È quella di WoW! È la tazza di WoW! Non potete... Allora, voi non potete capire. Voi non potete capire perché se non ci avete mai giocato, non potete assolutamente capire per nessuna motivazione al mondo. Cioè, oh mio Dio. No, ma io... Cioè, no. Io non posso usarla questa. Come faccio ad utilizzarla, ragazzi? È bellissima, Edo. Grazie mille davvero per il regalo, Edo. Davvero, Edo, grazie, scusi, grazie. Scusi, non è che potrebbe venire un secondo di là, di qua? Mi perdoni. Devo venire in camera? Dovrebbe. Mette il cattura schermo così almeno non vedono nulla. Faccio che ti vedono allora, ok? Va bene, metti. Oddio, raga, ma che cosa il vuole bigliettino. Sta tipa? Oddio, oddio. Un messaggio d'auguri. Allora, già qua fa ridere. Allora, tu mi devi spiegare una roba. Dimmi. Perché c'è scritto un messaggio d'auguri da Giorgio della Latta? In che senso? Un messaggio d'auguri da Giorgio della Latta. Perché Amazon si bugga, te l'ho detto. Quindi è un messaggio d'auguri, no, da... No, ma è fanculo, è Martina Gaziano. Dai, no, tu vuoi essere lo spappenna. Dal tuo amore che si trova nella stanza di fianco alla tua. Mi ha regalato questa cosa. Mio, c'è scritto da tutta la latta. Non è vero, c'è scritto di Giorgio della Latta palesemente. Dai, meglio no. Ho uccido. E ora raga, andiamo ad aprire l'ultimo che... Porca puttana, pesa un casino. Pesa una fracca questo, raga. Ah raga, io ho paura di questo perché pesa veramente... È una tanica di benzina, ragazzi. Non vedo cos'è. Cos'è? Non lo so. Ho paura, Ha preso un casino. Ma è di Maurizio. Ah, è di Maurizio. È di Maurizio. Fermi. È di Maurizio. È di Maurizio presente in chat. Fermi. 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 Credi sempre in te stessa e non arrenderti mai. Continua così. Sei la mia signora preferita da Maurizio Migliette. Il signor Maurizio di Maurizio. Che cosa mi ha regalato? No. Cioè, raga, 2 su 2 stasera? Raga! 2 su 2 di WoW, raga! No, io impazzisco! È la pazza! Oh, Gesù bambino! Oh, Gesù bambin Gesù! È una cazzo di brocca demoniaca questa! Ma state scherzando? Avete idea di qua dentro quanta Coca-Cola ci entra? Cioè, raga, guardate quanto è fatto bene il logo. Il logo è fatto proprio bene. Proprio benissimo. Cioè, voi non potete vederlo, cioè non potete toccarlo, però è fatto veramente bene. Clean. Ed è bellissimo, E questo, per chi non lo sapesse, anche questo fa parte della mia infanzia, perché questo qua è il logo... Della mia fazione preferita di quando giocavo su World of Warcraft. Quindi stasera ho avuto 2 regali inerenti a WoW. Cioè 2 regali inerenti alla mia infanzia e un regalo inerente a un momento bello che ho passato con voi live, che è Among Us, per tipo 3-4 mesetti. Mauri, Edo, Eagle, grazie mille raga. Davvero, grazie mille Maurizio, è veramente troppo bella questa.